Cazzoli, questo video veramente strano, non l'ho mai fatto e mi fa molto strano farvi vedere dove abito. È la prima volta, avete visto dei diverse volte pezzi di casa mia, perché durante i video capitava, specialmente prima del 2015, quindi prima di trasferirmi a Milano, capitava di vedermi in diverse location perché magari registravo delle clip, però mai in un video solo tutte quante, quindi oggi mettiamo insieme i pezzi della casa di Fabrice come un puzzle, un giga puzzle. Allora, partiamo dalla porta di casa. Questa è la mia porta di casa, bellissima, e c'è anche un cerbero di guardia, il cane a tre teste. Vabbè, una, le altre si svilupperanno nel tempo. Abbiamo il salotto Fabrice, tipico salotto torinese, with a great divano. Questo divano aveva... io amo i... Che cazzo era? Ho pestato il gioco del cane. Allora, io amo i divani a penisola, quindi quelli che hanno un pezzo in più. Infatti anche quello mio a Milano c'ha un pezzo in più. Questo divano era un pelino più lungo, solo che abbiamo tolto, dopo un tot di anni, il pezzettino in più, perché boh, si vede che era ingombrante, non ho idea. Quindi questo è il divano dove guardavo la televisione, dove non capita più di guardarla, perché alla fine non accendo la TV, che saranno... Da quando sono andato a Milano non ho più acceso la TV. Penso che la sala sia sempre stato il fulcro di una casa. Lo vedo come il centro della casa, come il cuore pulsante di un appartamento. E quindi la mia sala mi è rimasta veramente nel cuore. C'è anche da dire una cosa in particolare. Vedete questo arco molto strano che si conclude con questi faretti qui? Ecco, in realtà quest'arco l'hanno fatto esattamente quando sono andato via io, perché hanno rimodernato un po' il salotto, perché una volta il divano era qui e tutto questo mobile, che ancora non ho capito come si chiama nella terminologia, mobile del salotto, quello classico, era dall'altra parte. E quindi casa mia non sarà mai più la stessa, perché io nei miei ricordi ce l'ho specchiata, perché in realtà il divano era dall'altra parte e i muri non erano così, è molto diversa da come da quando ci vivevo io. Inoltre, da quando esiste Sam abbiamo aggiunto dei pezzi aggiuntivi di arredamento che sono doverosi. Come mai non stai urlando, schizzando da una parte all'altra come fai di solito? C'hai sonno? Madonna, che cane morbido. Madonna, che bello questo cane, madonna. Queste, ragazzi, sono le foto di quando io ero piccolo. Se vedete, quando c'è questa qua, è una foto in particolare, vi faccio vedere. Avevo una voglia sulla guancia, qua vedete? Perché io ero piccolo. Sapete quando si pizzicano le guance i bambini? Perché dicono, oh, che bello. Ecco, come ho fatto io col cane prima. Il problema è che io da piccolo me lo facevo da solo. Cioè io da piccolo mi pizzicavo le guance perché erano morbide. Giuro, io mi pizzicavo le guance da solo, un deficiente. Mio padre aveva questo mega cassettone di Guerre Stellari che non mi è mai garbato. Guerre Stellari non mi è mai piaciuto, raga, non so come mai, c'ho sempre avuto questa repulsione per Star Wars, eppure mio padre ne è sempre andato matto. Strano, perché tutto quello che piaceva a mio padre in genere piaceva a me. Infatti quando tutti mi dicono, ma perché non ti piace Star Wars? Io non so mai che rispondere, perché vi giuro, c'ho sempre avuto questo problema. Vabbè, ultimo pezzo del salotto è questo mobiletto che all'interno, lo scoprirà anche Sam tra poco, ci sono i miei vecchi libri che leggevo quando ero piccolo. Tra l'altro fa ridere perché qua c'è il tuo primo libro della storia e il tuo primo libro della terra. E la cosa che fa veramente ridere, che li leggevo da bambino, erano libri di quando ero piccolo, è che questo è stato veramente il mio primo libro. Quindi non è solo il titolo, è anche così davvero. Quindi, ragazzi, for the house tour abbiamo finito la sala. Andiamo invece in cucina. La cucina è sempre rimasta abbastanza la stessa, se non che ci sono foto mie che mi scaccolo vicino al frigo. Io ho sempre avuto la mania, quella che hanno un po' tutti alla fine, di attaccare sul frigo i vari posti dove sono andato. Infatti vediamo Disneyland, ci ho fatto anche un vlog, Hollywood, l'avete visto tutti i vlog di Hollywood, New York. So San Gianmarchigiano, vengo da New York. Sono contenta per far sta sfilata. Amsterdam, insomma, tutte le robe che voi già magari avete visto appunto nei vlog. Ho preso delle calamite e l'ho portate appunto ai miei genitori. Comunque la cucina è questa. Ah, abbiamo anche, oh, la chicca, ragazzi, me l'ho dimenticato, i Choco Crave Pavi J's. Andiamo a vedere il resto della casa, vediamo com'è. Adesso vi faccio collegare con tutte le altre stanze. Vieni anche tu? No? Va bene, let's go. Mica che... la madonna di Dio, madonna che buio che è. Vabbè, questo è il corridoio, collega ad altre 5 stanze della casa, tra cui la mia, che si può capire che è la mia perché c'è scritto riservato, l'ho rubato da una panchina in una chiesa, questa scritta, non imitatemi. Questa è la stanza di mio padre, vi faccio subito vedere. Questa è la praticamente cameretta del mio babbo, come potete, anche se sembra la mia, visto le robe sul muro, però mio babbo è molto orgoglioso, quindi sì.
colleziona, insomma, i vari achievements. Questo è dell'album di figurine. Quello era di Liga Intera. Qui qua ci sono i miei tatak. Yes. E questi sono un paio di fan art attaccate lì. Lui si teletrasporta, in realtà non cammina. Mio papà, come potete vedere, è musicista, ma questo penso si sia capito. Come cacchio si leva sto coso, ok? Questo pianoforte in particolare, lui suona il piano, è il suo main instrument. Il piano gliel'ho regalato io circa 2 anni fa, se non erro, gliel'ho regalato io. E ne va molto fiero perché, insomma, è un master piano. Quando ero piccolo non avevo il computer io di là, e quindi venivo a giocare qua, ad esempio, a World of Warcraft, a tutti i giochi che mio babbo aveva. Questo è Warcraft 3, uno dei miei primi giochi, dal quale poi ho iniziato a giocare. Ah, ma c'è il seriale, porca vacca! Censura, Giampiera, hai censurato, bravo Giampi che censura. Alright, my guys, questo è il mio bagno. Cioè, mio in realtà no, perché lo usiamo un po' tutti, però è quello di fianco a camera mia, che è questa. Quindi io, teoricamente, ho sempre utilizzato questo, che è il bagno, diciamo, più grosso di tutta la casa. Ah, come potete vedere non vi ho presentato il sum di questa stanza, che è qui. Comunque, questo è un bagno abbastanza spazioso, se ci pensate, perché c'è anche la vasca da bagno. La vasca da bagno, ecco, per me è un must. La vasca da bagno è sempre stata un must, perché anche a Milano io faccio il bagno perché mi rilassa un sacco. È una cosa che mi ha sempre rilassato anche da bambino, quindi io cerco sempre di avere la vasca da bagno disponibile. E niente, cioè, dove è il lavandino? Vabbè, un bagno, che vi devo spiegare? Un bagno. Cosa fai, Sam del bagno? Andiamo, ragazzi, invece a conoscere Sam del bagno piccolo, che è quest'altro. Ciao Sam, alla prossima. Bagno piccolo, signori, bagno piccolo. Ciao, come stai? Sto a posto? Questo è il bagno meno agibile, però uno se deve fare una cagata veloce usa quello. Non credo ci sia nulla da dire su questo bagno, se non che c'è la lavatrice. Insomma, è il bagno quello meno servizievole. Mancano 2 stanze, andiamo a vederle. Allora, questa è la stanza dei miei genitori. È la stanza che forse ho frequentato di meno in tutta la mia vita, perché cosa ci vado a fare nella stanza dei miei genitori? Qua c'è un Sam. Stanza dei miei genitori. Quello gliel'ho preso io in Giappone, penso sia il miglior pezzo di arredamento di tutta la casa. È veramente figo, glielo vorrei rubare. Niente, questa è la stanza dei miei genitori. C'è il letto, c'è l'armadio. Una volta, quando io ero piccolo, dormivo con i miei genitori, fino a un'età abbastanza avanzata in realtà. Tipo avevo 8-9 anni, ancora dormivo con loro. E non lo so, ragazzi, mi cagavo addosso, ok? Mi cagavo addosso. Che problema c'è? Vi faccio vedere la vista, perché c'è anche il balcone. Ma almeno quello. Allora, qua abbiamo The Fenestra apribile, and questa è la vista di casa mia, ragazzi. Allora, quella è una fattoria, si sente sempre un sacco di puzza di merda. Se vivi qua, dopo un po' ci fai il naso e quindi non la senti più. Questa qua invece è il panorama, e sono le 7 di sera, quindi anche un po' buietto, tra virgolette, perché di giorno è molto bello, è uno spettacolo. La vista di casa mia qua a Mappano di Caselli, qua in Piemonte, secondo me è imbattibile, anche perché a Milano ovviamente vedo solo palazzi. Da piccolo giocavo con la pallina di spugna, quella era una porta, il mio babbo andava lì e facevamo le partite di calcio, così, sa quante palle sono volate giù. And credo che sia in realtà tutto. Questo è il posto a 360 gradi dove ho vissuto per tutta la mia vita, praticamente, fino a che non mi sono trasferito a Milano. Quindi, ragazzi, abbiamo finito e manca soltanto, ovviamente, The Room, the number one, che ovviamente conoscete tutti, o meglio, per un bel po' di tempo avete conosciuto solo questa visione della stanza. E anche questa, se ci pensate, è cambiata, perché adesso i muri sono arancioni. Quando ho iniziato a fare video, se guardate sul canale, andate video meno recenti, guardate i primi, lasciate stare io che urlavo e la videocamera che era una merda, perché era una webcam. Il muro era giallo, quindi io all'inizio avevo proprio i muri diversi. Insomma, è cambiata anche camera mia nel corso del tempo. Infatti adesso è un po' difficile riconoscerla, perché appunto è diventata una sorta di magazzino di robe. Niente, ragazzi, questo era il room tour, anzi l'house tour di Favij. Vi saluto con Sam, che l'ho vista tra la mia tra i miei viveri. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Fatemi sapere. Sì, certo, non era una roba alla Teen Creeps questa, però che vi aspettate? Casa mia a Piemonte, sono umile. Non rompete, mi mando un bacino. Voglio bene. Sono comunque contento di aver vissuto qua, perché comunque il Piemonte in sé, nonché il mio paesino che si chiama Mappano di Caselle, mi ha regalato un'adolescenza e un'infanzia invidiabili. Quindi io sono molto orgoglioso di essere cresciuto qua e di essere piemontese. E niente, ciao.